Bentornata e bentornato su Sport Kitchen, nella nostra cucina, quella di Endu, vero Laura? Sì, siamo insieme, cuciniamo, ci divertiamo e mangiamo anche però. Mangiamo, insomma, ultimamente in queste nuove puntate ci stiamo divertendo veramente un sacco e io sto imparando anche a cucinare, grazie a Laura, qualcosa in più. Incredibile, eh? Incredibile, sì. Maestra io di praticità, velocità e cerco di bilanciare nel mio piccolo e tu mi hai confermato che questa ricettina che facciamo oggi è perfetta. Sì. Perché oggi abbiamo voluto unire quello che è funzionale al nostro recupero, al recupero dopo il lungo, dopo l'allenamento lungo in bici, come nel tuo caso, sì. Come nel mio caso magari dopo un combinato di triathlon, o perché no anche dopo una corsa lunga. Insomma, l'allenamento ce lo metti tu, noi, io e Laura, ci mettiamo il piatto. Volkswagen. Ciao, piacere e andiamo. Non mi ricordo più. Quando mi sono confrontata con Laura su quale ricetta scegliere per questa puntata, quindi come recuperare dopo il nostro allenamento lungo, Laura, che è anche un'atleta, mi ha svelato un suo piccolo suggerimento, vero Laura? Sì, allora il più delle volte non sono organizzata, quindi come tutti quanti noi. Mi prendo un po' tardi, oddio, devo andare perché magari viene a piovere o perché mi sono alzata tardi. Quindi questa è la ricettina che faccio in pochissimi minuti appena arrivo dall'allenamento, quando ho una gran fame e non voglio aspettare il tempo di cottura della pasta magari integrale. Faccio questa ricettina qua con gli spaghetti di riso. Infatti per me gli spaghetti di riso devo dire che sono stati una grande scoperta. Devo essere sincera, non li ho ancora provati, li proverò insieme a voi in questa puntata. Ho guardato gli ingredienti della confezione che abbiamo acquistato e mi ha sorpreso completamente perché è solo farina di riso, quindi unico ingrediente, ed è un'ottima soluzione perché, come dice Laura, cuoce in un tempo strategico. E ti dico anche che fa un sacco di volume, quindi la stessa quantità che mi serve per recuperare di carboidrati in un volume incredibile, proprio ti sazia, sì. Vedrai. Beh, io direi che il vantaggio comunque di questa soluzione, oltre alla rapidità e anche all'unicità, cioè dell'ingrediente, è il fatto che ci dia energia in maniera immediata, nel senso che quando noi torniamo da un allenamento soprattutto lungo, magari lungo e intenso, che cosa accade? Il nostro organismo ha subito esigenza di recuperare energeticamente. Prima lo facciamo, meglio è. Cosa significa? Significa che riusciamo a recuperare le energie consumate in più breve tempo e soprattutto quello che mangiamo va subito ai muscoli che hanno lavorato. Quindi è un'opportunità quella di mangiare appena noi siamo rientrati dal nostro allenamento lungo, possibilmente nella prima mezz'ora o al massimo nella prima ora, ma prima lo facciamo meglio è. Il vantaggio, per esempio, che mi ha svelato Laura di questa soluzione è proprio questo, cioè ci aiuta a recuperare in tempi rapidi. Nella mezz'ora ti assicuro che ci stiamo, ma più comodi, anche comodi, mangiarlo, comodi. Vero? Sì, 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 assolutamente, proprio cotto e mangiato, sì. Allora ho messo, ancora per velocizzare ancora di più, dal bollitore l'acqua bollente, un po' di sale, non tanto perché poi useremo la salsa di soia, quindi per non averlo troppo sapido ne mettiamo giusto un po', attendiamo giusto qualche secondo. Appena l'acqua bolle si prende la quantità già preparata di spaghetti di riso, io quando mangio da sola ne preparo solo uno di questi, sì, nidi. Si buttano gli spaghetti di riso nell'acqua bollente e immediatamente si toglie dal fuoco e si copre. Okay. 4 minuti, 4, non di più, si muovono un po' gli spaghetti e poi andremo a vedere. Perfetto, quindi direi di iniziare a preparare questa ricetta. Magari mentre tu prepari io racconto qualcosa del motivo per cui può essere vantaggiosa e soprattutto quali sono gli ingredienti, appunto, funzionali, come piace definirli a me, e gustosi, perché è importante da inserire nel pasto dopo il nostro allenamento lungo. Ok. Non bolle. Un attimo. Allora Elena, l'acqua bolle. Perfetto. Metto la mia quantità di spaghetti di riso, sposto dal fuoco e faccio partire 4 minuti. Bene. Non dobbiamo fare niente, coperchio e aspettiamo. Facilissimo. Allora in questi 4 minuti io racconterò qualcosa degli ingredienti, perché li, sì, definisco funzionali. Partiamo dai gamberetti, perché nella proposta di Laura appunto gli spaghetti di riso sono accompagnati con dei gamberetti. Hanno sicuramente una buona quota di proteine se abbondiamo giustamente con le quantità, quindi siamo almeno intorno ai 150 grammi. Proteine che ci aiutano a iniziare il recupero muscolare, ma al tempo stesso ricordatevi che gli alimenti che noi assumiamo dopo allenamento servono anche per attivare l'allenamento che abbiamo effettuato, quindi recupero muscolare ma al tempo stesso attivazione dell'allenamento.
Non ultimo i gamberetti, vabbè lo sappiamo, sono ricchi di acidi grassi omega 3, ma anche di un polifenolo, per questo che hanno questo colore rosa, si chiama astaxantina. Lo so, sembra uno scioglilingua, una parola un po' complicata. Ma in altre parole, che cosa fa questo tipo di polifenolo? In realtà ci aiuta tantissimo nel proteggere anche la nostra cute, ad esempio i nostri tessuti, dai raggi UV, dai raggi del sole. Quindi è un valore aggiunto quando andiamo verso la stagione estiva, che magari portiamo il nostro sport più all'aria aperta. Gamberetti, zucchine, ricchissime in acqua e soprattutto in un minerale che è il potassio, che insieme al sodio della salsa di soia ci aiuta a iniziare il nostro recupero, perché nel recupero è importante reidratarsi, assumere nutrienti giusti, ma anche i minerali assumono un ruolo fondamentale, quindi il sodio, che è sempre accompagnato col cloro, quindi il sale da cucina, e al tempo stesso anche il potassio, sono quelli strategici per iniziare il recupero a livello cellulare. Allora, siamo a un minuto e mezzo, accendo la padella dove già avevo messo le mie zucchine tagliate in modo proprio grossolano e iniziamo a scaldare la padella. Perfetto. Perché poi andremo a scolare i nostri spaghetti di riso sotto l'acqua fredda e il calore lo riprenderanno dagli ingredienti che mettiamo. Allora, aggiungo i gamberetti alle zucchine che avevo già messo prima. 150 grammi circa. Metto già un pochettino di salsa di soia per dare un po' di sapore e poi il resto lo metto alla fine, quando devo condire gli spaghetti. Dieci secondi. Ok, ci siamo. 4 minuti sono passati. Con una forchetta, con delicatezza, apro un po' il nido, perché è rimasto intatto visto che abbiamo spostato subito la padella dal fuoco, e vado a scolare. Perfetto, ti lascio strada. Accendiamo l'acqua fredda, così termina la cottura e rimane perfetta. Ci facciamo passare tutti sotto l'acqua fredda, piano 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 con la forchetta. Ok, siamo pronti. Il tempo, hai visto, è proprio pochissimo. Ora vado a mettere gli spaghetti nella padella dove ho già le zucchine, i gamberetti e un pochettino di salsa di soia. Guarda, guarda che volume, sazieranno tantissimo. Ok, e adesso vado un po' a condire, insaporire. Non ci servono più. Mischio un po' e poi vado ad aggiungere la rimanente salsa di soia che avevo già preparato, per dare un po' di colore e anche di sapidità, visto che abbiamo usato poco sale in cottura. Esatto, questa è poi anche una raccomandazione: evitate di aggiungere sale o eccessivo sale nella cottura del nido di spaghetti di riso. Ecco, giusto per farli riscaldare, perché li abbiamo fatti passare sotto l'acqua fredda. Quindi giusto per mangiarli caldi e unire magari amalgamare tutti gli ingredienti. Quindi un minutino e siamo dentro alla mezz'ora, cara Elena. Doccia compresa, vero? Oddio, se dobbiamo fare i capelli lo sai. Vabbè, che quello è un altro discorso. Una cosa infinita. Guarda, guarda. Ci siamo. Ne hai preparati un po' anche per me, vero? Guarda che questa è la porzione per uno, è incredibile, caspita, guarda! È una grande quantità, sicuramente tende a saziare e insomma anche a gratificarci, perché assolutamente. Immagino possa avere un buon sapore sentendo il profumino. Andiamo ad impiattare. Che meraviglia! Sta già salendo la colina. Volevo precisare una cosa che non abbiamo detto, che in questo caso avevamo i gamberi freschi da pescheria. Quando nemmeno sono organizzata con l'acquisto dei gamberi, prendo quelli nel congelatore. E li butto, prima cosa che faccio, metto l'acqua sul fuoco e li butto subito nell'acqua. Perfetto. Nel tempo di bollitura dell'acqua, loro sono congelati, fanno in tempo assolutamente. Sì, i tempi si coprono e al tempo stesso abbiamo la sicurezza di mangiare un alimento comunque che è stato ben cotto. Perfetto. Guarda, è piena e ne abbiamo ancora. Direi che sicuramente saremo sazi dopo questo nostro sì. allenamento. Avremo recuperato al meglio, sei d'accordo? Io sono d'accordissimo, guarda.
E mentre tu finisci di impiattare, in realtà io vi racconto anche un'alternativa se non vi piacciono i gamberi oppure non avete ancora desiderio di provare gli spaghetti di riso, che la mia alternativa è semplicemente questa. Parliamo sempre di riso, quindi può essere del riso bollito, riso basmati, del pollo che è ricco in aminoacidi che ci aiutano tantissimo nel recupero muscolare e poi sempre le zucchine che, soprattutto nella stagionalità estiva, sono molto ricche di potassio e di acqua. Non ultimo, se non mangiate carne e non mangiate pesce, l'alternativa potrebbe essere inevitabilmente ad esempio il tofu, che si può cucinare in diversi modi o anche semplicemente grigliandolo. Ed è un alimento molto ricco di tutti gli aminoacidi che può sostituire in toto questi alimenti di fonte animale che avete visto qui. Grazie per essere stati con noi anche in questa puntata, vi abbiamo parlato di recupero con gusto. Ma una domanda, dove possiamo trovare tutti gli ingredienti che abbiamo utilizzato e le relative quantità? Sì, anche le procedure, andate su endochannel.net e troverete la ricetta completa. Poi se avete domande, dubbi, curiosità, io e Elena vi risponderemo. Scrivete qua sotto. Alla prossima. Ciao.